Allora, la rievocazione storica appunto è una rievocazione, cioè un ricostruire il passato per capire da dove veniamo, interpretare il presente e, secondo quelli che sono i principi dell'UNESCO che oggi qui rappresento, lasciare in eredità questa identità storica anche per le generazioni future, ma è anche un modo per riconoscere l'identità dell'altro. Le rievocazioni storiche sono in tutto il mondo, quindi è questo grande coacervo di storie diverse, ma che tutte devono riconoscersi e rispettarsi. Inoltre è la gioia, insomma, della rievocazione in sé. Per quanto riguarda appunto le processioni, le macchine a spalla che sono già entrate nella lista immateriale dell'UNESCO, cioè questo riconoscimento, come dire, del valore universale del culto popolare, della devozione popolare, ma anche proprio alla bellezza di queste macchine, del saper fare. Quindi, ecco, la rievocazione storica è un momento di gioia, è un momento di stare insieme, di riconoscersi, di ricostruire pagine della nostra storia che non tutti conoscono, perché sui libri non se ne parla, sui libri di testo, sui libri istituzionali, diciamo, non se ne parla, e a volte divertirsi e trovare un punto di collante comune. Quindi è importante perché in una società così complicata come quella di oggi il problema dell'identità è davvero molto sentito e molto al centro di tutto, e le rievocazioni storiche aiutano moltissimo a focalizzarlo.